Il panino che vi presento oggi è un panino con il salame di Varzi DOP. Quindi siamo nella comunità montana dell'Oltrepò Pavese, nel comune di Varzi e tutti i suoi comuni limitrofi. È una piccola produzione di un salame straordinario che vanta secoli di storia. Straordinario perché nell'impasto abbiamo tutte le parti nobili del suino, compresa la coscia, quindi carni molto dolci, speziatura delicata, pepe in grani e soprattutto nell'infuso si utilizza vino rosso, che dà una caratteristica molto peculiare a questo grande salame. Andiamo a costruirci sopra un panino con delle belle note vegetali. Utilizziamo un pane tipico di queste aree, farina tipo zero, di grano tenero. Facciamo una piccola preparazione utilizzando il cetriolo. Andiamo a pelarlo. Una volta tolta la buccia, andiamo a fare delle piccole lamelle, sempre aiutandoci con un pelapatate. Mariniamo il cetriolo a crudo, pizzico di sale, olio extravergine, aceto di mele. Lasciamo riposare 5-10 minuti e andiamo a comporre il nostro panino. Alla base mettiamo un songino fresco, le nostre fette di salame di Varzi tagliate rigorosamente sempre a coltello a 45 gradi, il cetriolo marinato e andiamo a chiudere con uno dei grandi formaggi di queste zone della Lombardia, il salva cremasco. Un'altra delle meraviglie di questo salame è che si presta a lunghissime stagionature, addirittura arriva anche fino a 6 mesi. Più la stagionatura è lunga, più le aromaticità usciranno fuori e quindi più possiamo permetterci di usare anche formaggi più importanti. Ecco a voi, signori, il panino con il salame di Varzi DOP.